starei meglio. Ma che pensieri può avere una signora ancora giovane come lei, che sta bene economicamente, con un giovane figlio e due belle ragazze? Sì, ma un po' a tempatella, eh? E senza marito. Non ne reggo più, caro Don Rinaldo, sono diventate troppe le guerre. Per questo l'ho fatto chiamare. Mi deve aiutare lei. Ma come, signora? C'è sempre l'intervento sua. Di che genere? Non ha capito. No. Ma... E dia che ci deve fare una ruffianata, no? No, chissà che segreto da fare. Non essere sempre volgare. E tu spiegate meglio prima. Che pazienza che mi ci vuole anche con questo, caro Don Rinaldo. Comunque così, ci dovrebbe dare una mano per trovare due partiti buoni, due persone per bene che stiano anche benino economicamente. So che tanta gente si consiglia con lo parroco per trovare una brava moglie. Beh, certi consigli in verità mi vengono chiesti spesso e molte volte si risolvono anche. Intendiamoci però, e non è così facile, eh? No, dico, Dorina, parliamoci chiaro. Voi conoscete un sacco di gente e i preti conoscono tutti i fatti dei parrocchiani. Se volete le potete dare anche una mano. Sta un po' zitto. E se fossero forestieri andrebbero bene uguale, purché siano due brave persone. Beh, circa un mese fa, un signore della zona di Todi, in età un po' avanzata, e un suo cugino relativamente più giovane, mi chiesero di trovare due donne per bene da sposare. Sono nobili? Beh, benestanti senza titoli. Peccato. Meglio benestanti senza titoli che titolati senza soldi.